Ok, dopo aver visto le proprietà dei polinomi, le operazioni di somma e differenza tra polinomi e il prodotto tra monomi e polinomi ok, oggi ci occupiamo di un caso particolare di prodotto, che va sotto il nome di prodotto notevole. Perché notevole? Notevole è legato al fatto che sono un insieme di situazioni o di casi in cui il prodotto può essere svolto in modo più veloce. Ok? Se ho due polinomi moltiplicati tra di loro, che cosa faccio? Prendo tutti i monomi del primo polinomio e li moltiplico per tutti i monomi del secondo e poi sommo i risultati, d'accordo? Ma ci sono casi in cui questa procedura viene agevolata, viene accelerata. Perché? Perché la si fa una volta e poi si utilizza la relazione che c'è tra l'espressione di partenza e il risultato finale. Quindi per adesso queste espressioni che vanno sotto il nome di prodotti notevoli, fatemi scrivere qui, prodotti notevoli, sono in realtà delle regole di calcolo. Meglio ancora le regole di calcolo veloce. Quindi per adesso ci aiutano nel senso che ci permettono di fare i calcoli prima. In realtà diventeranno regole essenziali, perché uno può dire, beh, ma io non ho problemi di tempo, posso fare i calcoli lunghi, non c'è problema, posso anche evitare di impararle. In teoria sì, in pratica no, perché a breve dovremmo fare il percorso inverso, cioè dal risultato del prodotto dovremmo passare a quali sono i fattori che producono quel prodotto. Quindi dovremo riconoscere quali espressioni sono prodotti notevoli e quali no. Questa sarà la chiave di volta per quella parte di calcolo algebrico che va sotto il nome di scomposizione dei polinomi in fattori. Ok, lì conoscere o riconoscere meglio i prodotti notevoli sarà essenziale. Per questo motivo è una cosa importante a cui dedicare un tempo adeguato. E cominciamo col primo. Il più semplice probabilmente è il seguente. Immaginate di avere, qui uso lettere maiuscole, per le lettere maiuscole che sto per usare rappresentano espressioni qualsiasi, che possono essere monomi ma anche polinomi. Immaginate di avere con A e con B due espressioni. Ok? Che possono essere quindi monomi, ma anche polinomi. Immaginatele in un'espressione di questo tipo. Ho una prima parentesi dove ho la loro somma, A più B, moltiplicata per la loro differenza a meno b. Grazie. Quindi qui ho un caso in cui ho un prodotto tra due espressioni che sono nella prima parentesi sommate, nella seconda sono sottratte, una differenza. In questo caso cosa ottengo? Beh, seguendo le procedure solite, dovrei fare tutti i monomi della prima parentesi, per tutti i monomi della seconda. Quindi avrò A per A più A per meno B e poi più B per A e più B per meno B. Quindi abbiamo A per A che fa A alla seconda, A per meno B che fa meno AB, poi ho B per A che fa più AB e poi B per meno B che fa meno B alla seconda. Ora vedete bene che qualunque siano A e B, questa espressione e questa sono esattamente opposte. Meno AB più AB danno 0, quindi le tolgo.
Per cui mi rimangono solo due termini, il quadrato del primo meno il quadrato del secondo monomio. Quindi ogni volta che avrò la somma di due termini per la loro differenza, il risultato sarà il quadrato del primo meno il quadrato del secondo. Attenzione, del primo prodotto notevole, come faccio a riconoscere quale A e quale è B? Beh, scusate, è abbastanza semplice. A è la parte che non cambia segno, nella prima parentesi e nella seconda è identica. B è la parte che tra la prima e la seconda parentesi cambia di segno. Ok, tutto chiaro? Perfetto. Ad esempio, facciamo subito un esercizio. Andiamo a vedere cosa ci propone, per esempio, il libro. Ecco, qui abbiamo 3a meno 4b per 3a più 4b. Scusate, di minuscolo. Questo è un prodotto notevole perché ho una parte che è identica nel primo e nella seconda parentesi. Questo è quello che noi abbiamo chiamato A. Poi ho una parte che cambia segno tra la prima e la seconda parentesi, che è questa. E quindi il 4B è quello che noi abbiamo chiamato B. Facciate pure la grazia. Di conseguenza, non faccio altro che applicare questo schema dove al posto di A ho 3A, piccolo, e al posto di B grande ho più 4B. Quindi qui viene 3A alla seconda meno 4B alla seconda, cioè 9A alla seconda meno 16B alla seconda. Quindi anziché avere 2 per 2, 4 termini, ne ho solo 2. E faccio un calcolo più veloce. Ok? Domande? Prego. In questo caso B, invece che il 4B era meno 4B, nel No, caso. attenzione, non è importante quale delle due espressioni viene prima, eh? Se io ho A più B per A meno B o A meno B per A più B è esattamente la stessa cosa. No, non credo. Ma se B, perché sotto A metto A uguale 3A Sì? e B uguale più 4B. Se Sì. era meno 4B, Era uguale perché qui c'è sarebbe comunque il uguale quadrato. appunto alla fine. No, qui questo meno rimane. Attenzione, questo meno, fatemi indicare il cuore rosso, questo meno è fuori del quadrato. Sì, mi sembra che fosse scritto meno B, in quel caso sarebbe meno 4B. Non è possibile perché prima si fa il quadrato e dopo si fa il meno, quindi questo meno rimane qualunque sia il segno di B. Allora, se al posto di B io prendo meno 4B, il risultato è identico perché in quel caso A alla seconda meno B alla seconda diventa 3A alla seconda meno meno 4B alla seconda ed è esattamente la stessa cosa di prima. Questo meno rimane perché è fuori del quadrato. Come si Prego. chiamano queste operazioni? Prodotti notevoli. Questo è il primo prodotto notevole che prende il nome di somma per differenza di due espressioni. Attenzione, nota bene. Immaginate di avere anziché quella di prima questa, meno 3a più 4b per meno 3a meno 4b.
anche questa è una somma per una differenza. Qui qual è A? A, come abbiamo visto prima, è la parte che non cambia segno, quindi è questa. Questa parte è identica nella prima e nella seconda parentesi. Mentre la parte che cambia segno è il 4B. Quindi, qui abbiamo la prima parte, meno 3A, alla seconda, meno la seconda parte, 4B, alla seconda. Quindi abbiamo 9A alla seconda, meno 16B alla seconda. Attenzione alla differenza tra avere il segno meno dentro la parentesi o averlo fuori. Cambia come dal giorno alla notte. Un conto è il meno dentro la parentesi al quadrato, un conto è il meno fuori. Ok? Facciamo un altro esempio, tutto chiaro? Quindi ripeto, qui A, fatemi completare, A, questo vale meno 3A e in questo caso B vale 4B. Dopodiché applico lo schema generale che è questo. Credo che non sia esagerato dire che i prodotti notevoli sono come le tabelline per l'aritmetica, i prodotti notevoli sono le tabelline dell'algebra. Quindi qualcosa di irrinunciabile. Ok? Facciamo un altro esempio. Continui a riprendere il libro, ecco, per esempio potremmo fare questo, altro esercizio, 2 terzi x più 3 mezzi y per 2 terzi x meno 3 mezzi y. Questo è un prodotto notevole? Sì, perché? Perché è il prodotto di due parentesi che contengono la somma per la differenza di gli stessi monomi. Questa è la parte che non cambia segno, 3x e 2 terzi x, e questa è la parte che cambia segno, 3 mezzi y. Quindi applichiamo lo schema di prima. E questo vale la parte che non cambia segno, 2 terzi x alla seconda, meno il quadrato della parte che cambia segno, 3 mezzi y alla seconda. E otteniamo 4 non x alla seconda meno 9 quarti y alla seconda. Quando dovremo fare la scomposizione dei fattori, in realtà partiremo da questa espressione e dovremo riconoscere questa. Dobbiamo fare il lavoro inverso. Ok? Attenzione! Proviamo questo esercizio. 3A più 2B per 3A meno B. Questo è un prodotto notevole? No. Perché c'è una parte comune, 3A è identica nel primo e nella seconda espressione, ma queste sono diverse. Non sono uguali. Quindi questo non è un prodotto notevole perché la seconda parentesi non è quello che dovrebbe essere. Se qui ci fosse meno 2b lo sarebbe, ma con meno b non lo è. Quindi a questo prodotto non posso applicare questo schema. Devo fare il prodotto ogni monomio della prima parentesi per ogni monomio della seconda. Lo facciamo per completezza. Quindi questa espressione ci dà come risultato 3a per 3a che fa 9a alla seconda, 3a per meno b che fa meno 3ab, 2b per 3a
che fa più 6ab e 2b per meno b che fa meno 2b alla seconda. Vedete che questi due non si cancellano, ma si sommano. Quindi abbiamo 9 alla seconda più 3ab meno 2b alla seconda. Ok? Se non è un prodotto notevole, non posso applicare le regole dei prodotti notevoli, ma devo usare quelle altre, quelle che abbiamo visto prima. Tutto chiaro? Domande? No. Facciamo ancora un esempio. Facciamo un esempio. Proviamo questo. X alla n più 1 meno x alla n per x alla n più 1 più x alla n. Qui in questo caso la parte che non cambia segno è x alla n più 1, quindi questa è la nostra A, e la parte che cambia segno è x alla n, quindi questa è la nostra B. Quindi questo prodotto sarà uguale a la parte che non cambia segno, quindi x alla n più 1 tutto al quadrato, meno la parte che cambia segno, che è x alla n, questa è una n, tutto al quadrato. Per gli amici, x alla 2n più 2 meno x alla 2n. Potenza di potenza, moltiplico gli esponenti e buonanotte. Ok? Tutto chiaro? Se non ci sono domande o dubbi su questo, passiamo al secondo prodotto notevole. Che è quello che abbiamo quando, se volete, torniamo a quello di partenza, ecco, è molto simile a questo qui, solo che in questo caso ho la stessa parentesi nella prima e nella seconda, nello stesso contenuto, scusate, nella prima e nella seconda parentesi. Cioè ho il quadrato del binomio. Quindi ho due espressioni, A più B alla seconda. Che significa alla seconda? Beh, significa A più B per A più B, cioè la parentesi per se stessa. Quindi qui cosa faccio? Non posso applicare la regola di prima, perché qui non c'è nessuna parte che cambia segno. Quindi faccio il prodotto di tutti i monomi del primo, per parentesi, per tutti quelli della seconda. Quindi A per A, cioè operiamo in questo modo, A per A e A per B, e poi sommiamo B per A e B per B. Quindi abbiamo A per A fa A la seconda, A per B fa AB, B per A di nuovo fa AB, e B per B, B alla seconda. Qui le due parti intermedie AB sono dello stesso segno, quindi si sommano. Quindi avrò A alla seconda più AB più AB fa due volte AB più B alla seconda. Morale della favola, il quadrato del binomio, quindi se ho due termini sommati, alla seconda sarà il quadrato del primo termine, A alla seconda, più due volte il loro prodotto, primo per il secondo termine, più il quadrato del secondo. Attenzione a questo termine, che di solito si tende a dimenticare. Ok? Esempio. Se
supponiamo di fare il quadrato di 2a più 3b. Il primo termine è 2a, il secondo è 3b, quindi abbiamo il quadrato del primo, 2a tutta la seconda, più due volte 2a per 3b, più il quadrato di 3b. Faccio altro che riconoscere i termini a e b e sostituire. E otteniamo 2 alla seconda che fa 4a alla seconda. 2 per 2 per 3 fa 12ab. E 3b alla seconda fa 9b alla seconda. Fine della storia. Ok, grazie. Ok? Domande? Perché non puoi cancellarlo? Povero, se c'è perché vuoi buttarlo via? Dal prodotto A più B per A più B questi termini non si cancellano mica, non puoi eliminarli. Prima in A più B per A meno B si cancellavano perché uno è positivo e l'altro è negativo, ma qui hanno lo stesso segno. Non puoi farli sparire. Ok? Per rendervi conto di qual è l'importanza di questo termine, facciamo così. Nota bene. Immaginate di lavorare anziché con i monomi, con i numeri. Perché no? Immaginate di dover fare 1 più 3 alla seconda. Ok? Qui, essendo numeri, quindi sono monomi simili, posso sommarli. Okay? Quindi posso fare 1 più 3 che fa 4, alla seconda fa 16. D'accordo? Però posso usare anche le regole di prodotti notevoli. Quindi mi viene 1 alla seconda più 2 volte 1 per 3 più 3 alla seconda. Quindi fa 1, 2 per 3 fa 6, questo fa 9, ok? Quindi viene 10 e 6, 16. Se non mettessi questo, mi verrebbe 10, che è sbagliato. Quindi questa parte, il 2AB, è essenziale. Non posso non metterla. La somma di due quadrati, cioè il quadrato della somma, non è la somma dei quadrati, è la somma di quadrati a cui devo aggiungere due volte il prodotto misto, primo per secondo. Ok? Puoi vederlo anche in questo modo se preferisci, per via geometrica. Immaginate di avere un quadrato lungo. Ok, dimmi, anche questo è un quadrato, fate conto, e suddividete i lati in due parti, questa e questa, in modo tale che questo è A e questo è B, questo è A e questo è B, e dividiamo. Ok. Adesso questa parte, questo quadrato, è quello che rappresenta la seconda. Questo quadrato rappresenta B la seconda. Ma l'area del quadrato grande, cioè A più B alla seconda, che è l'area di tutto, non è solo il quadrato di A e il quadrato di B, ma c'è anche questa parte. Questa parte è AB e AB. Quindi il quadrato di AB sarà A alla seconda, B alla seconda, ma anche due volte AB. Non posso non mettere questi due rettangoli. Sono indispensabili. Assolutamente sì. È
tutto chiaro? Attenzione. Che succede se invece di avere A più B ho A meno B alla seconda? Beh, questo posso sempre pensarlo come A più meno B alla seconda. Quindi applico le regole di prima, ho A alla seconda più due volte A per meno B più meno B alla seconda. Ora qui questo meno sparisce perché c'è il quadrato, ma questo rimane. Quindi mi rimarrà A alla seconda più per meno fa meno 2AB più B alla seconda. Quindi se anziché avere il quadrato di una somma o il quadrato della differenza, non cambia il segno dei due quadrati, cambia il segno del doppio prodotto. Morale della favola, A meno B alla seconda, lo scrivo come il quadrato di A meno due volte AB più B alla seconda. Vedete voi se volete ricordarvi entrambe le regole o solamente una, applicando però i segni correttamente. Esempio, so, facciamo 3x meno 2y al quadrato vale il quadrato di 3x meno 2 volte 3x per 2y più il quadrato di 2y. Mi viene 9x alla seconda meno 12xy più 4y alla seconda. Cambia solo il segno del doppio prodotto rispetto alla somma, al quadrato della somma. Ok? Vediamo un altro esempio magari suggerito dal libro. Cambiamo pagina, eccolo. Vediamo questo per esempio, meno xy più 1 alla seconda. Qui ho il quadrato del primo, xy alla seconda più 2 volte meno xy per 1 più 1 alla seconda. Quindi x alla seconda, y alla seconda meno 2xy più 1. Ok? Attenzione, vado avanti, attenzione, nota bene, che succede se i due monomi sono entrambi con segno negativo, per esempio questo esercizio, meno 2a meno 3 mezzi b tutto il quadrato, non cambia niente. Qui abbiamo i due termini, questo posso pensarlo A come A, questo posso pensarlo come B, quindi ho meno 2A alla seconda più due volte meno 2A per meno 3 mezzi B più meno 3 mezzi B alla seconda. E otteniamo 4 alla seconda, 2 per 2, 4 per 3 mezzi fa 6, più per più, meno per meno fa più per più, ancora più, 6 AB più 9 quarti B alla seconda. Se volete possiamo anche pensarlo in questo modo, per esempio questo 2 e questo 2 vanno via, il meno col meno diventa più e col più rimane più, e 2 per 3 fa 6.
Ok? Ci sono domande? Vediamo se c'è ancora qualche altro esempio che vale la pena di considerare. Vediamo questo, per esempio. Un altro esempio del libro, che è questo qui, diciamo, non so, 2 alla n più 3 alla m alla seconda. Quindi non posso sommare perché non conosco gli esponenti, ovviamente, no? Quindi facciamo applichiamo il prodotto notevole del quadrato del binomio, quindi ho 2 alla n alla seconda più due volte 2 alla n per 3 alla m più 3 alla m alla seconda. Quindi abbiamo 2 alla 2n più, qui ho 2 per 2 alla n, fa 2 alla n più 1 per 3 alla m più 3 alla 2m. Certo, ok. Ok? Qui avendo le due, il prodotto in quello misto, basi diverse, queste non posso metterle insieme. Rimane scritto così. Ok, eventualmente questo posso scriverlo anche come 4 alla n. Questo posso scriverlo come 4 alla n, posso fare 2 alla seconda alla n, e questo come 9 alla m. Ma non posso fare molto altro. Ok. Come mai 2 alla n alla seconda fa 2 alla n? E non si fa 4 alla n? Non ho capito. Alla seconda non sarebbe stato 2 alla n? No, attenzione. 2 è la base, n è l'esponente. Quando si fa potenza di potenza si moltiplicano gli esponenti, non le basi. La base rimane uguale, il prodotto degli esponenti, 2 volte n fa 2n. Oppure, se preferisci, posso applicare la potenza alla base, quindi diventa 2 alla 4, ma rimane la n, basta. Ok? Se non ci sono domande, per oggi ci fermiamo qui.